questo palazzo è fatto storia, quello è il tuo palazzo, il Falcone lo ridà, e ho il piacere e l'onore di essere con Roberta Camerino e Veronica Ferretti, che accoglierei con un caloroso applauso. Grazie. Per parlare appunto di arte e di moda col libro Schegge di R, che l'amica Roberta è un'amica, una straordinaria donna dell'arte con tanti libri all'attivo, come Veronica Ferretti, tante mostre e credo conferenze, che ne ha più ne mette, non voglio essere prolisso. Comincerei su un libro molto bello che ha avuto bellissime recensioni. Come è nata questa tua voglia di raccontarti, di raccontare? Buonasera a tutti, grazie di essere qua in questo posto magico della mamma, perché questo è il suo laboratorio in questa sala. Un saluto da Salvo Nunez, dallo Spoleto Pavilion di Sgarbi a Venezia, Palazzo Grifalcori in Loredan. Oggi una conferenza bellissima ci è appena stata con la dottoressa Veronica Ferretti del Museo Michelangelo Buonarroti e la fassilista Roberta Camerino. E partiamo qua con un excursus Veronica delle opere in mostra. Partendo da Giuseppe Pasqualetto, ottimo artista, come vedi, guarda che bella matita. Eccezionale. La parte sugli animali è delicatissima. Elettra Spalla Pizzorno, un'artista amica che salutiamo molto, era anche un periodo brutto per lei, purtroppo per un lutto familiare, e mi dispiace, un doppio saluto. Arriviamo a Emiliano De Paolis, un'arte colorata e molto particolare, ma soprattutto Licia Fusari, milanese di adozione, le spezie, un quadro fatto di spezie. Guarda che particolarità. Alvaro Moroni, un saluto agli eredi di Alvaro Moroni, Morali. Questo artista scomparso un po' di tempo fa, però molto espansivo, molto forte, con queste sue figure un po' particolari. Alla Max Ernst, direi, mi suggerisce questo grande surrealista. Diretta a Speranza, la qui. E il bacio, l'amore e tutto ciò che c'è accanto. Esther Campese, guardiamo da qui questo ritratto molto sensuale e carino. Qui emerge poi quella femminilità, eh? Bravo. Giuliano Fantone. Questi suoi colori, il whisky, è una cosa molto simpatica e viene da Torino, esatto. Vincenza La Croce, col suo Pinocchio così bello che ci ricorda quando effettivamente siamo bambini. Una cosa meravigliosa. E meno male che ho visto la collaborazione delle due ragazze. Andarei! Allora qui. Maddalena Rossi. Si passa Maddalena Rossi, esatto. Sì, esatto. Alessio Papa, con i suoi nudi, la sua forza carismatica e la sua sensualità. Andiamo avanti da qui. Silvana Mascioli, andiamo da un po'. Ti piace? Moltissimo, grazie. Dell'arte sua e la rappresenta così. Liliana Manganaro. Grande forza. Aia! Morde, è simpatica. Liliana Volaffio. Espressionista. Paride Bianco, la coppia vista a modo suo, un'unione di figure. Bello, fondo giallo. E l'amica Nicoletta Alvisini, esatto, di Famignano, in provincia di Rieti. Eccola qua. Scendiamo. E siamo qua, questa artista fiorentina Deborah Vanelli. Guarda un po' che figura, ma soprattutto nero, guardiamo il Pasolini in alto, guarda che magia, che ci guarda, ci scruta e ci giudica. Grazie. Alberto Cuccio, un artista sensuale molto forte. Francesca Falli. Ed è Francesca a Francesca. Francesca Siniscalchi. Daniela Dalle Fratte. Vincenzo Pazzi, siciliano ma milanese d'adozione, le due figure che si guardano. Omaggio anche della Francesca. Esatto, bravissimo. La nostra dottoressa Cinzia Brune.
andiamo un po' verso l'est. Abbiamo Stefanie Ozenek, con i suoi padri colorati. Svizzera, Patrizia Croce, con i suoi ritratti, la sua figura, visto che si è risposta a questo mondo. Una persona emozionante. Renato Paparelli, sì. Un ottimo artista romano. Margherita Casadei, no, no, non è parente a Raul, no. Però è comunque un'arte forte. Bella, insomma. Molto bella. Uno di quelli che abbiamo, Marco Mosca, delle Marche. Passiamo poi al danese Gabriella Ventauri, che si occupa della sua forza, la sua grinta. Amore per la natura, per il vento e tutto quello che... Il mare, il tema della mamma è il suo. E Karin Mosciava, siamo qua in Lussemburgo, con i suoi colori molto forti, vedi le sue figure geometriche. Silvia Rinaldi, i suoi nudi, era anche in Biennale. Milano. A Milano. Sergio Cavallerini, un vero cavaliere dell'arte. Umbro. Stefania Buccio Gonzato, di Schio, con i suoi colori e le sue donne. Un tratto freschissimo, breve. Beh, Gabriele Martino, esatto, la signora dell'arte di Firenze, credo che sia la più donna di esperienza, per quanto riguarda la più... Gianmarco De Rosas, artista sardo, il più giovane, 24 anni, li abbiamo visti vicino, Gabriele Martino, da un lato, dall'altro Gianmarco De Rosas, i due opposti, per età. Luigi Minguzzi, la sua arte è molto particolare, molto forte, e anche una video art. Una video art, sì. Luciana Fabellini. Molto forte. Molto forte. Molto brava. Luciana Fabellini, da dei messaggi con le sue foto che fanno. Cristiana Caretti, il mare, la rete, il pin esterno, particolare, ha un'idea, un concetto, un ballo molto forte. Le pecore, mi direbbe Vittorio Carlo, sono per Vittorio. E dice tutto, il mare di Corrado Avanzi, questo signore che riesce a fare un'arte giovanile, perché sembra che sia un ventenne, eppure ha più di qualche anno più di me, e invece è molto rock. Andiamo su, chi troviamo? Eccola, Gianfranca Ricciardelli. Ma andando ancora più su, oltre a Ricciardelli, troviamo Gerardo Bergamo, col suo Cristo così bello, particolare, suggestivo, forte. Fortissimo, modernissimo. Sì. Sì, veramente. Incatenato. Eccoci. Passiamo a Gabriella Fastosi. I suoi colori, le sue foglie, questa mano così leggera. E in contrapposizione Sirka Lakonen. Esatto, proprio lei. Certo. Sì. No, Singapore. Elena Borboni, la semplicità, l'eleganza, la rosa, la classe, lo stile. Salvatore Vassallo, con il suo Cristo. Un messaggio di fede, di speranza. Un materiale legno, poi è già... Pietra e legno, e Anna Izzo con queste sculture particolari straordinarie e le sue forme di questa donna. Design. Ci sono tutte utili, perché ci si siede, ci si accomoda. Questa busta per arrivare ad Alba Gonzalez, questa scultrice straordinaria romana che fa anche un bellissimo premio alle arti, alle tue sculture. Per Francesca Romana Fagale, Marilena Nele, scultrice finlandese. Anna Totara, un messaggio d'amore, un messaggio di speranza, un messaggio che viene dal cuore. Qui, la signora Paola Dale, Paola Dale, esilio in viaggio verso il presente. Questo effettivamente è il nome della sua opera, ma vuol dire molto di più. Antonio Carova. Antonio Carova sarà parente di Cosa Nova, questo chi lo sa, bisogna pensarci. Carla Samorini. Due donne, una accanto all'altra. Minori Shimizu, guarda qui.
Sì, guarda come ha fatto quest'opera, è molto particolare, unica nel suo genere. Due quadri unici nel suo genere e anche Mario Mattei, eccolo là. Guardate il nudo, questa donna con questi suoi colori. È molto particolare. Andiamo di là per cortesia e arriviamo a Angela Sarnatar. Uno stile che poi ti raffigura un po' anche con esattamente la coppia, il ritratto. Esatto. Andiamo di qua. Non dimentichiamo che la pista di antonomasia che è coperta di Camerino. Questa sinistra straordinaria, amica dei grandi come Coco Chanel e Salvador Dalì. Sono anche Lucia Bosca, esatto, per questa pista veneziana. Mai. È questa dolcezza dell'essere. Sì. Arriviamo a Roberta. Le leggerezze dell'essere. Roberta Lioi, con questa sua opera. Fino ad arrivare invece a qualcosa che sembra un messaggio della pelle, come Iole Oliva, la lucertola e il coccodrillo. No, non è pelle, è semplicemente tela, con una lavorazione particolare. Un'altra di suggestiva è Daniela Rebuzzi. Siamo su, anche lei. Con un cognome italiano ma è straniera, esatto, anche lei è svizzera. Passiamo pure di qua ora, così facciamo questa parte qui, e prima la Caterina Rossi con questi chiaroscuri un po' così. Ma soprattutto guardiamo anche questa qui che è Roberta Picarino a New York. Al Museo of Art of New York nell'80 c'è stata questa mostra straordinaria della sua collezione, una donna che ha conquistato il mondo, che ha conquistato le grandi passerelle, che ha cambiato un po' lo stile della moda. Roberta Camerino, la prima tra tutte le stiliste, che è riuscita a fare qualcosa di eccezionale nella moda, aprire lo stile, aprire le passerelle, aprire il colore. Io la devo ringraziare. Abbiamo trascorso qui una serata stupenda insieme a lei, insieme a tanti ospiti, e abbiamo parlato di arte, moda, cultura, e forse una cosa sorpresa, una sorpresa particolare, una sorpresa che vi faremo sapere tra un po', sempre sì. Qualcosa per le donne, sì. Con le donne e per le donne. Un saluto da Salvo Nunez del Padiglione Esposito Arte di Venezia di Sgarbi e da Veronica Ferretti del Museo Michelangelo Buonarroti. Ciao a tutti, grazie. Al prossimo appuntamento, ciao. Grazie.